Al nostro orizzonte, all'orizzonte di questa narrazione, vediamo profilarsi la figura di Saul, quella figura che avevamo già imparato a conoscere nel capitolo 10, versetto 1, in quella rappresentazione ormai divenuta nota e celebre. Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: ecco, il Signore ti ha unto capo sopra Israele, suo popolo. Abbiamo visto anche che questa presentazione, questa entrata in scena di Saul è sicuramente una rappresentazione coi connotati gloriosi, che cerca di fare quasi da parallelo a quella invece negativa che abbiamo incontrato nel capitolo 8, quando nel tracciare i diritti del re, il testo biblico presenta questi diritti sotto un aspetto, sotto una dimensione, una prospettiva fortemente negativa. Ora noi vedremo questo aspetto negativo della monarchia ripetuto più di una volta, ma in maniera particolare io vorrei sottolineare una di queste rappresentazioni, quella del capitolo 13, versetti 8-14, ad esempio, è molto celebre, ma forse non è così significativa come quella che vogliamo ora mettere subito al centro della nostra lettura. Nel capitolo 13, i versetti 8-14, come dicevo, c'è la rappresentazione di Saul, il quale tenta di sottrarre a Samuele la funzione sacrificale, la funzione sacerdotale. È il primo tentativo integralista, teocratico del potere politico di stendere il suo manto anche sulle funzioni sacerdotali. E la replica di Samuele è dura e diventa l'occasione per una ulteriore condanna della monarchia. È la famosa narrazione, quel famoso profilo, dicevo, di stampo tribale, probabilmente di stampo democratico, che cercava di tutelare le autonomie tribali. Ma il testo più feroce nei confronti della monarchia è nel capitolo 15. Noi leggeremo adesso un ampio stralcio di questo capitolo, per ragioni però che non vanno soltanto nella direzione politica, diciamo così, storico-politica che finora abbiamo considerato. Questo aspetto ormai l'abbiamo ben compreso. La monarchia ha due volti per il testo biblico. Da un lato c'è questa visione di una istituzione di tipo sacrale, di un'istituzione consacrata, ma dall'altra parte c'è anche la concezione che è qualcosa che si sostituisce alla figura di Dio, l'unico vero re di Israele. Qui invece, nell'interno di questa pagina polemica, che è quella che sancisce ormai in maniera inequivocabile, in maniera definitiva, sigilla definitivamente il rifiuto di Saul, abbiamo un elemento teologico di particolare rilievo che avrà una funzione decisiva nell'interno della teologia profetica. E lo vedremo in un punto nel quale il testo stesso passa dalla prosa alla poesia. E voi sapete che in ebraico queste oscillazioni, questi transiti, che avvengono certe volte senza soluzione di continuità, sono dei transiti, dei passaggi per segnalare, per sottolineare. È tanto forte il tema da essere cantato e non più soltanto detto, essendo il confine tra prosa e poesia assolutamente lieve, esile nell'interno della letteratura orientale. Il contesto è abbastanza per noi scandaloso. Noi saremmo più portati a dar ragione a Saul contro Samuele. In realtà bisogna anche qui operare una vera e propria interpretazione. Infatti, noi sappiamo che in questo caso Saul si rifiuta di sterminare radicalmente gli amaleciti, di compiere questa specie di grande bagno di sangue, che invece il profeta, il giudice Samuele, esige implacabilmente. Ecco, noi evidentemente saremmo molto più inclini a dire: perché non accettare la strada della compassione e della misericordia? In realtà,
Dobbiamo sempre tenere presente che il testo biblico è profondamente correlato a una cultura, a una visione del mondo, e questa parola di Dio passa attraverso queste coordinate molto concrete, contingenti, transitorie. L'idea fondamentale del Herem, cioè dell'anatema, cioè della strage santa, della guerra santa, se si vuole anche l'idea, direi ultima, della jihad islamica, è sempre quella che si elimina l'avversario in maniera radicale e totale, perché esso è in qualche modo considerato come il concentrato del male e viene sacrificato totalmente alla divinità. È un vero e proprio olocausto, per cui togliere qualcosa dall'olocausto, soprattutto quando c'è magari un interesse anche finanziario, economico, si fa in questo caso un atto di sacrilegio. È per questo motivo che Saul, agli occhi di Samuele, è un peccatore, perché viola il sacrificio, non semplicemente perché ha compassione, in realtà il suo è un atto di egoismo e un peccato contro Dio. Vediamo alcune battute di questo racconto, che è nel capitolo quindicesimo, noi lo leggeremo dal versetto 9 in avanti. Saul e il popolo risparmiarono Agag, re di Amalek, e il meglio del bestiame minuto e grasso, gli animali grassi e gli agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono la sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Vedete la scelta, una scelta evidentemente che ha interessi estrinseci rispetto invece alla sacralità di quel gesto. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore. Il testo, come vedete, diventa subito molto colorito, molto antropomorfico, secondo una tipica espressione dell'Antico Testamento che cerca di attribuire a Dio anche sentimenti personali, reazioni dirette ed immediate dell'uomo, trasferendole in Dio. Dio dice: allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore, mi pento di aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha messo in pratica la mia parola. Samuele rimase turbato e alzò grida al Signore tutta la notte. Al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunziato a Samuele: Saul è andato a Carmel, ed ecco, si è fatto costruire un trofeo, poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala. Come vedete, la narrazione prosegue con una specie di sospensione, si è in attesa dell'incontro tra i due: l'uno, il profeta, che è l'attore di questa parola di giudizio; l'altro, che è invece l'attore al suo interno dell'orgoglio montante del potere, che si illude di poter sfidare in qualche modo Dio. E l'incontro alla fine avviene. E noi questo incontro lo vediamo nell'interno, lo vediamo soltanto, è un incontro molto dettagliato, con una serie, con un vero e proprio dialogo ben costruito, che ha il suo punto capitale in questo momento. Versetto 20 in avanti. Saul insisté con Samuele: io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag re di Amalek, ho sterminato gli amaleciti. E il popolo, poi, che ha preso dal bottino pecore, armenti, primizie di ciò che è votato allo sterminio, Herem in ebraico, lo sterminio sacro, per sacrificare al Signore tuo Dio in Galgala. Vedete che si cerca nella narrazione di costruire una figura di Saul anche ipocrita, che ricorre a un escamotage per riuscire a proteggere la sua scelta. E qui scatta il grande giudizio con una dichiarazione che è in poesia in ebraico nei versetti 22 seguenti e che ha 22-23 e dà un valore emblematico nell'interno della teologia profetica. Samuele esclamò: il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici, come obbedire alla voce del Signore? Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti, poiché è peccato di divinazione la ribellione, iniquità e terafim l'insubordinazione. Perché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re.
Il nucleo fondamentale proprio nell'intero, un nucleo che tra l'altra parte sarà anche ripetuto a più riprese anche successivamente dai profeti, dalla profezia, il nucleo fondamentale è proprio tutto in questa frase. Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici come o più dell'obbedire alla voce del Signore? La domanda fondamentale è questa: il rapporto tra il gesto sacrificale, che era la scusa accampata da Saul, e invece l'obbedienza interiore alla parola, nuda. Non ti è lecito neppure, destinando ad un sacrificio, togliere ciò che il Signore aveva deciso essere sua volontà. Entra perciò il famoso discorso profetico, che viene chiamato di solito il cherigma profetico, il grande annuncio profetico, del rapporto tra fede e vita, tra culto ed esistenza. Ciò che conta è l'esistenza, è l'obbedienza, non invece l'offrire dei sacrifici al Signore in quanto tale. I sacrifici possono essere anche artificiosi, possono essere una manifestazione superficiale. Ciò che conta è il cuore, ciò che conta è la coscienza. Noi abbiamo parecchi testi dei profeti che ribadiscono poi in una maniera molto folgorante questo concetto. Io ve ne vorrei leggere uno in maniera particolare nel capitolo quinto di Amos, molto pittoresco, molto vivace, come avviene nel linguaggio di questo profeta contadino. Nel capitolo quinto di Amos, nei versetti 21-24, sentiamo questa dichiarazione del Signore: io detesto, respingo le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni. E le vittime grasse come pacificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti, il suono delle tue arpe, io non posso sentirlo. Piuttosto, ecco, questo piuttosto è la grande svolta, scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Osea, contemporaneo di Amos, in una frase divenuta giustamente celebre, citata due volte da Gesù, codificherà in una battuta sola questo principio che già Samuele formula. In ebraico è lapidario poi: Chesed chafasti velo zabach, v'dahat Elohim me olot. Che vuol dire? Chesed, chesed è la relazione intima con Dio profonda, chafasti, io amo, desidero, l'espressione chafaz è proprio quasi il piacere, io ho piacere di una relazione interiore. Di solito si traduce misericordia, io voglio, ma è una traduzione molto impallidita rispetto all'originale. L'originale: io provo piacere nell'amore, nell'avere un contatto autentico con l'uomo, velo Zabach, e non nel sacrificio. Dat Elohim, dat Yada, è la conoscenza, ma la conoscenza biblica sapete che è amore, che è intimità, che è volontà, che è sentimento, che è azione, che è morale anche. Ecco, allora, la conoscenza di Dio, divina, me olot, rispetto all'olà, olà è ciò che sale verso l'alto, cioè l'olocausto, il fumo del sacrificio. Questa frase, misericordia io voglio e non sacrificio, è di solito citato così nel Nuovo Testamento, ha in sé però questo turgore maggiore nell'originale. E se vogliamo stare poi a uno dei salmi più celebri, il 51, attribuito dalla tradizione a Davide, anche se non è di Davide il Miserere, strettamente parlando, un testo posteriore dal punto di vista teologico, dal punto di vista linguistico, nei versetti 18-19 ritroviamo lo stesso principio: non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio gradito a Dio, un cuore affranto e umiliato tu non disprezzi. E l'idea fondamentale, vedete, questa negazione del culto, quando esso, anche se apparentemente si tratta di una negazione totale, assoluta, in realtà si sa bene che è una negazione paradossale, è una negazione simbolica, una negazione dialettica. Il culto e il sacrificio non hanno senso se non sono accompagnati da una adesione interiore. E il versetto poi proseguiva con quella dichiarazione un po' più oscura per noi: la ribellione è come se fosse idolatria, peccato di divinazione,
L'insubordinazione a Dio è iniquità e terafim, è delitto e idolo. Terafim sono quegli idoletti che si tenevano per quasi come amuleti. Ecco, questo è la vera idolatria. Non è tanto adorare una statuetta o meno, è ribellarsi alla volontà di Dio. Vedete che il profeta Samuele cerca di arpionare quasi l'anima di Saul per condannarlo. La monarchia viene condannata perciò in questa pagina su un versante che è più squisitamente, direi, teologico e non soltanto politico, come un po' sembrava altrove apparire. E la finale, difatti, è lapidaria. Tu hai rigettato, io ti rigetterò. Hai rigettato la parola del Signore, il Signore rigetterà te. E nel frattempo, all'orizzonte, appare una figura. Questa figura entra in scena nel capitolo sedicesimo, al versetto primo. Il Signore Re disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse il Betlemmita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re». E qui comincia la storia della figura di David. Appare all'orizzonte Davide. Nell'interno di questo testo, voi vi accorgerete, ci sono relazioni contraddittorie. A un certo momento si è descritto tutto di Davide e poi dopo, più avanti, ci si accorge che lui ritorna ancora in scena ridescritto un'altra volta. È la tipica tecnica biblica anche del mettere insieme relazioni diverse, non fondendole e stemperandole in una narrazione sola, ma quasi giustapponendole, in modo tale, come avviene certe volte anche in certi film, si cerca quasi di presentare lo stesso evento, la stessa scena, da angolature diverse. È sempre la stessa scena, ma che è recitata in maniera diversa, e si trovano delle sfumature, si trovano evidentemente dei sensi differenti. I racconti che qui abbiamo, che sono anch'essi di straordinaria bellezza e intensità, continuano a unire storia e leggenda anche, dobbiamo dire. Abbiamo memoria storica e fantasia. Abbiamo questa figura che da un lato è affascinante, la figura di Davide, musico, e dall'altra parte diventerà anche guerriero, con una vita partigiana non facile, bello e peccatore. C'è quindi un'operazione certamente di rappresentazione un po' trasfigurata, ma senza perdere tutti i contorni realistici, e questi contorni realistici qualche volta sono anche piuttosto pesanti, sono contorni persino scandalosi, e lo vedremo soprattutto nel secondo libro di Samuele. Per ora appare un po' l'elemento aureolato, una specie di alone di luce circonda questo personaggio che entra in scena. E la scena del capitolo sedicesimo, come tutti sanno, non fa che confermare quella celebre tesi che è propria della storiografia biblica, a cui abbiamo già avuto occasione di accennare: la scelta del secondo, la scelta in questo caso dell'ultimo in assoluto. Versetti 11-12 si dirà: rimane il più piccolo, dice il padre, che non si era ricordato di avere anche questo, aveva fatto passare tutti gli altri figli. Sarà questo l'eletto del Signore? Sarà quest'altro? E la risposta era sempre implacabilmente negativa. Rimane il più piccolo, che sta pascolando il gregge. Ed ecco che entra in scena, naturalmente l'autore fa un vero e proprio quadretto, se volete potremmo persino dire che fa un cameo per rappresentare questo ragazzo. Era fulvo, con begli occhi e gentile d'aspetto, si dice nel versetto 12. È un vero e proprio ritratto tracciato, come vedete, con una tenerezza particolare. Si sente un po' brillare l'idea di un Davide bellissimo, intelligente, poi sarà suonatore, straordinariamente diverso dal corpulento, immenso, violento lottatore Saul, che era una spanna sopra la spalla di tutti gli altri ebrei. Una figura delicata, l'ultimo, e debole, quindi. E poi l'entrata in scena di Davide è accompagnata, come dicevamo, proprio da questa dimensione, la dimensione proprio della musica.
che subito, nello stesso capitolo sedicesimo, gli permette quasi di accedere a corte, e ciò che gli permette di far sì che dal punto di vista narrativo avvenga il contatto tra i due. Saul e David si incontrano proprio sulla base del filo musicale, della musica. Nel versetto 23 infatti leggiamo: quando lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul allora si calmava, si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Questa è una delle indicazioni interessanti, una delle poche indicazioni teoriche, se vuole si fa per dire, comunque teoriche, che troviamo nell'interno della Bibbia sulla musica, sulla potenza terapeutica della musica. Noi sappiamo che questo tema è un tema molto caro al mondo greco, e soprattutto vorrei ricordare che questo, potremmo dire, non mancano elementi di contatto anche con alcuni grandi modelli, probabilmente più universali. Non ci sono contatti diretti tra il mondo greco e il mondo biblico, almeno in questo ambito, e forse è più sulla base di alcuni grandi ideali comuni. Da un lato, ricordate che nel mondo greco avevamo la concezione del, sì è vero, della musica apollinea, diremmo la musica mozartiana se volete, però abbiamo anche la concezione della musica dionisiaca, la musica orgiastica, la musica che acceca. Nella dodicesima pitica, Pindaro, quando descrive la scoperta della musica, diversamente dall'inno di Omero, che è il quarto inno di Omerico, che ricorda che la musica nasce dal cosmo, dalla famosa cuscio di tartaruga trovato da Apollo e con le corde stese sopra, quindi una specie di armonia che viene strappata dalla natura, nell'interno della dodicesima pitica diceva che la musica per Pindaro germoglia dalla tragedia, germoglia dal dramma degli uomini, e Atena, che dopo aver decapitato la Medusa, deve inventare la musica per riuscire a tenere lontano il grido continuo, lacerante, lancinante, scarnificante delle sorelle che non si rassegnano a questa perdita. Ma secondo me forse il parallelo ideale, e qui è interessante seguire la storia dell'arte, perché a più riprese ha fatto questo confronto rappresentando Davide proprio così, il mito di Orfeo è al riguardo il parallelo più ideale. Davide è un po' l'Orfeo ebraico. La seduzione, la musica crea a in sé, conserva dentro di sé la seduzione dei sensi e dell'intelletto, la musica incatena e acceca. In questo caso la musica guarisce. Quello spirito cattivo, sovrumano, se ne va, ed ecco quella descrizione: Saul si calmava, si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. E la musicoterapia, insomma, che Davide presenta nei confronti di Saul comincia già a far balenare ancora un'altra volta in più l'elemento positivo di questo personaggio. Nel capitolo diciassettesimo la tesi continua ad essere sviluppata con un rigore, la tesi dell'ultimo, delicato, dolce, intelligente, non guerriero, non potente, anzi il contrasto diventa quasi lapidario, diventa un contrasto teso all'estremo in una delle pagine giustamente tra le più celebri della Bibbia. Questo è il capitolo diciassettesimo, dove, tra parentesi, vi invito, se leggete i versetti 12 seguenti, a trovare quella famosa introduzione di Davide come se non fosse mai apparso in scena. Lo si descrive quasi per la prima volta ancora da capo, dicendoci da dove arriva, chi era e così via, ed è il famoso contrasto tra Davide e Goliath, tra Davide e Golia, cioè questo personaggio che incarna in sé la potenza, la forza militare, l'arroganza dell'esercito, delle armi, della violenza, e che viene contrapposto intenzionalmente alle mani nude di un ragazzino. Ecco, io direi che questa narrazione, che è veramente un gioiello, adesso mi fermerò, non potendola leggere tutta, mi fermerò soltanto a segnalare alcuni elementi, poi vi invito a lasciarvi abbandonare a quel discorso, anzi dirò a questo proposito un elemento che servirà anche per la lettura personale. Ebbene, questo testo, secondo me, ha indubbiamente ancora anch'esso dei riferimenti ad alcuni moduli che forse non sono certo
in tangenza diretta col mondo greco, ma lo sono forse per alcuni ideali, per alcuni modelli che sono costanti. Pensiamo l'armatura dell'eroe, la descrizione dell'armatura dell'eroe, è il mondo omerico. L'armatura descritta in tutti i particolari, per di più che si parla di un'armatura bronzea. Sappiamo bene, abbiamo detto già una volta, che i filistei erano per eccellenza quelli che erano l'alta tecnologia, la parte più raffinata nell'interno del trattamento dei metalli. L'idea della sfida, i due che a distanza si sfidano, i due eroi in un certo senso hanno dietro i popoli e si incontrano senza però venire ancora a contatto. Questo eroe mastodontico che si presenta ululando, inveendo. E dall'altra parte c'è questa reazione sdegnata ma impotente nel campo ebraico. Ancora la singolar tensione tra i due, quando si scatena, e alla fine il trionfo finale. Proprio nella narrazione si trovano alcuni moduli che sono quasi costanti, ma soprattutto sarebbe molto interessante sottoporre questo testo, come io ho avuto occasione di fare, e mi sembra in maniera molto produttiva sarebbe, e questo lo potete vedere anche nella lettura, sottoporlo ad un'analisi strutturalista, strutturale, riuscendo a vedere come l'autore l'ha composto quasi usando tutta una serie di piccoli schemi, di piccoli meccanismi, di piccoli elementi che sono composti insieme in una maniera costante e creano un gioiello di perfezione narrativa. Soprattutto vi accorgerete che c'è costantemente l'uso di tre moduli: l'azione, la descrizione e il discorso, sapientemente dosati, per cui a una descrizione subentrano delle parole e subentra un'azione, poi si ritorna alla descrizione, poi si mette un'azione, poi si mette un discorso ancora, poi si aggiunge, con un dosaggio continuo in modo da avere una vera e propria sceneggiatura. Questo testo può essere tranquillamente recitato, effettivamente recitato. Per di più, nei versetti 31-39 abbiamo persino un flashback. E questo flashback è anche la testimonianza proprio dell'abilità narrativa, del montaggio da parte di questo narratore ebreo che sa che nell'interno di questa scena, diventata giustamente celebre nella storia dell'arte, c'è qualcosa che è oltre però la bellezza della vicenda. E la bellezza che l'autore vuole mettere in luce è proprio la teologia dell'ultimo. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per confondere le cose che sono. Ha scelto i deboli per confondere i potenti. Difatti il racconto è continuamente modulato proprio su questa sottolineatura. Nel versetto 14, per esempio, si ricorda che era ancora giovane. È curiosissimo, per esempio, il versetto 28, dove c'è il fratello maggiore di David che dice, vedendo il suo fratellino piccolo che è arrivato, dice: ma sono cose da grandi questi, cosa sei venuto? Eliab si irritò con Davide, fratello maggiore, e gli disse: ma perché sei venuto giù e chi hai lasciato, e perché a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore, tu sei venuto per vedere la battaglia. Lo tratta come un ragazzino curioso che viene ad assistere ad uno spettacolo. E Davide che risponde come un ragazzino. Davide rispose: ma che ho mai fatto? Non si può fare una domanda? Ancora, abbiamo nel versetto 33 ancora una stessa sottolineatura. Saul disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo a batterti con lui, tu sei un ragazzino, è costui un uomo d'armi fin dalla sua giovinezza. Questa sottolineatura continua ancora, versetto 43. Quando l'enorme Goliat appare, il filisteo gridò verso Davide: sono io forse un cane perché tu venga a me con un bastone? E quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei, cioè una specie di sarabanda gloriosa, vanagloriosa di questo miles enorme che incombe su tutta la scena e che ironizza sarcasticamente su questo ragazzino che gli si presenta. E però, e alla fine ancora, nel versetto 55-56, si dirà ancora del giovinetto. L'elemento fondamentale è proprio in questo scontro tra la piccolezza e la grandezza, ma la piccolezza ha alle spalle la mano di Dio
E Davide lo capisce nella sua risposta, che è il cuore. Si può dire che l'ebreo in questo punto metteva come una specie di professione di fede. Una professione di fede in Dio, il Signore degli ultimi, che vince con gli ultimi, perché non ha bisogno dei generali, non ha bisogno dei potenti della terra. E Davide risponde al Filisteo così: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani, io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo, alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. E ancora, stiamo leggendo i versetti 45 e 47, nel 47 c'è quasi l'apogeo, l'apice di questa dichiarazione di fede. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle mie mani. Una grande professione di fede nella signoria del Signore sulla storia. Un testo, come vi dicevo, quindi teologico, molto più che non narrativo, pur essendo un gioiello narrativo. E alla fine il risultato, noi sappiamo, è quello che tutti sanno e soprattutto è anche un risultato che ci permette di passare ad un nuovo, a una nuova grande scena, a un nuovo grande orizzonte. Finora noi, se avete seguito il percorso che abbiamo fatto, abbiamo visto in pratica due scene. La prima scena era quella di Saul. Saul, potente, rigettato. Seconda scena, il piccolo David, di gentile aspetto, fulve dai begli occhi, che rappresenta anche l'estetica, rappresenta anche la debolezza, se volete, della bellezza e dell'arte. È musicista. L'intelligenza è sempre perdente nei confronti della volgarità e della potenza, della forza. Quindi viene presentato anche intenzionalmente questo, e Dio sposa subito la bellezza, sposa subito la delicatezza, sposa chi ha la sensibilità, sposa in questo caso anche l'ultimo, il rifiutato, dimenticato persino da suo padre e dai suoi fratelli. La terza scena invece ci mostra ormai la lotta tra i due, la lotta che si stabilisce tra colui, Saul, che era stato l'eletto di Dio, ormai rifiutato, che vuole a tutti i costi conservare ancora il suo potere, quando ormai in scena è entrato il nuovo eletto di Dio. E allora adesso noi in questa scena che va dal capitolo 18 in avanti del libro, del primo libro di Samuele, sottolineeremo continuamente questo aspetto, la tensione che scatta tra i due. La tensione scatta subito per ovvie ragioni. Se noi leggiamo i versetti del capitolo 18, i versetti 7-9, le donne danzavano e cantavano alternandosi: Saul ha ucciso i suoi 1000, ma Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: hanno dato a Davide 10.000 e a me ne hanno dato 1000, non gli manca altro che il regno. Così, da quel giorno in poi, Saul si ingelosì di Davide. Ecco che entra l'odio, la gelosia, l'invidia. Ma la storia, come potrete vedere leggendola, non possiamo seguire tutta la traiettoria, è in realtà molto più complessa. L'intreccio diventa intrigo e diventa anche un intreccio con dei fili luminosi, non soltanto dei fili oscuri. Non c'è solo la bava dell'odio, c'è anche il sorriso. E il sorriso è rappresentato da due personaggi, Jonathan e Michal, o Michal, dal lato, i due figli di Saul, Jonathan e Davide, che si legano con un patto di sangue quasi.
L'anima di Gionata s'era già talmente legata all'anima di Davide che Gionata lo amò come se stesso. E questa è veramente un'annotazione bellissima, al di là di quello che si è voluto tentare di trovare, non so, amori omosessuali tra Davide e Gionata, ma qui evidentemente la narrazione, tra l'altro il lessico usato è probabilmente un lessico molto più frigido di quanto possa sembrare, anche con quella lettura che io ho fatto di questo versetto, a prima vista così caldo. E in realtà la notazione, secondo molti studiosi, non è tipo psicologico come potrebbe sembrare, è probabile che ci sia qualcosa del genere. Cioè, diciamo, quell'antico elemento che c'è in tanti drammi, in tante tragedie della storia della letteratura, l'amore tra i nemici, tra le famiglie nemiche, dopo tutto sta alla base della Giulietta e Romeo, insomma, diciamo. Queste connessioni sotterranee che vanno al di là delle strutture codificate d'odio. Qui invece, secondo gli studiosi, il lessico usato è quello proprio della coalizione tra i clan. Che vuol dire che Davide non è poi così ingenuo come sembra. Egli stabilisce probabilmente una connessione col potere attraverso una coalizione con elementi del clan di Saul. E in questo caso c'è persino anche questa parentela che può interessare probabilmente anche Saul in questo momento, dato che Davide è assurto un po' alla gloria, sul palcoscenico della fama. Noi sappiamo che Davide si innamorerà facilmente di tante donne, le donne gli piaceranno decisamente. Nel racconto, che voi potete vedere più avanti, capitolo 25, avrete una narrazione ancora abbastanza suggestiva, se volete anche con una punta di umorismo un po' nero, anche nei confronti di un altro amore di Davide. Qui abbiamo proprio l'amore invece totale, assoluto, disperato di una donna, Abigail, la quale si innamora ferocemente di quest'uomo. Ma lei è già sposata. È sposato con un uomo, adesso qui naturalmente il nome poteva avere un altro significato dal punto di vista storico, ma l'autore probabilmente ci ricama sopra, ho detto con un po' di umorismo. Si chiamava Nabal, non era colpa sua. Si chiamava Nava, che vuol dire in ebraico stupido. E quest'uomo, tra l'altro, fa una fine anche abbastanza triste. Si oppone a Davide e il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la faccenda di Davide che sta ormai vuole vendicarsi del trattamento che ha ricevuto da Nabal. Il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra. 10 giorni dopo il Signore colpì Nabal ed egli morì. E naturalmente questo evento un po' macabro è descritto in una maniera anche un po' ironica. La donna finalmente può incontrare il suo eroe e si presenta a Davide in una maniera che, per fortuna, non mi ascoltano le femministe, ma d'altronde è il testo biblico, suona così, è il testo dell'Oriente. Si presenta a quest'uomo che è tutta la ragione della sua vita, e si presenta e dice, anche qui bisogna naturalmente operare una forte demitizzazione, perché si tratta del linguaggio orientale e della struttura sociale orientale, che considerava una donna un essere inferiore, senza nessun imbarazzo. E Abigail, quando sa che può incontrare Davide, gli va incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: ecco, la tua schiava sarà come una schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Questa è la sua dichiarazione d'amore, un amore assoluto, totale, perché lavare i piedi al marito non lo si fa, neppure al marito la moglie, perché l'atto del lavare i piedi è il gesto in assoluto più umiliante, che si cerca di far fare proprio lo schiavo ultimo. La donna dice: io li laverò ai tuoi servi, tanto per indicare quanto questo amore totale. Ho detto una storia, come vedete, di intrecci vari, di amori, Jonathan, Abigail, Michal, ma c'è anche una storia che è piena di elementi anche politici. Voi lo vedrete leggendo. Davide da quel momento in avanti comincia a non fidarsi più e si ritira nei grandi spazi del deserto.
comincia la sua vita di partigiano. Teniamo ben presente che questa è un'opzione politica. Lui ormai sa di essere stato consacrato da Samuele, cioè ha il sostegno del clero, e questo sostegno del clero sarà rappresentato, leggete il capitolo 23 con attenzione, in maniera particolare da un fatto: il sacerdote Ebiatar si schiererà decisamente con lui, quindi all'appoggio del sacerdozio, se volete, anche del sacerdozio locale. E quando si tratta quindi di un vero e proprio movimento politico, e sapete, quando si è in una situazione di difficoltà, ma soprattutto si hanno delle mire politiche da raggiungere, non si guarda più tanto per il sottile anche alle alleanze. E difatti noi troveremo nel capitolo 27, per esempio, che Davide si allea con i Filistei. È un'alleanza strategica, tattica, per riuscire a combattere Saul. Però al tempo stesso, questa figura, con i suoi amori e le sue lotte, con la sua vita che viene un po' esaltata, questa vita del nomade, vita del deserto, vita dell'uomo che fugge, è sempre sotto un obiettivo che è colorato di passione per Davide. Non appare ancora il pugno duro del giudizio, come apparirà nel secondo libro di Samuele. E la scena che io vorrei adesso, almeno per certi aspetti, accennare, quella del capitolo 24, è un esempio proprio, direi, estremamente illuminante. È la scena di En-Gedi, quella bellissima oasi che ancora oggi si può visitare, posta sulla costa occidentale del Mar Morto, in un panorama completamente bruciato. C'è questa freschissima cascata d'acqua, che è la cascata, si dice appunto, del Capriolo, come la sorgente del Capriolo, vuol dire in ebraico questo termine, En-Gedi, cantato nel Cantico dei Cantici anche, questo luogo. Tutto è una specie di grande serpente di verde che scende a valle, e poi attorno c'è questa specie di caverna, c'è questa cascata, c'è una freschezza straordinaria, c'è la memoria di Davide, e della sua generosità. Voi vi accorgerete che il racconto è fatto due volte, ambientato in due momenti diversi. Se leggerete il capitolo 26, vedete che si ritorna ancora da capo a dire la stessa cosa. La storia la sapete bene: Davide risparmia Saul, caduto in suo potere, e se egli può stendere la mano, uccidere il suo nemico che lo sta inseguendo nel deserto per eliminarlo. Davide si alzò, tagliò un lembo del mantello di Saul, che sta dormendo, senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Ha fatto un puro gesto simbolico, diremmo, non ha colpito, eppure vedete la delicatezza di quest'uomo. E dall'altra parte, allora, si mette dall'altra parte della grotta, dall'altra parte della valle, a gridare: «O re, mio signore!» E comincia questa famosa confessione d'affetto ancora per colui che era il consacrato di Dio, ma al tempo stesso il ritratto di Davide che cresce sempre di più, colui che pur potendosi vendicare non si vendica, perché è di fronte pur sempre al consacrato del Signore. E dall'altra parte il pianto quasi finale di Saul: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò verso Davide: «Tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male». Ecco, questa era una scena, come vedete, in cui gli intrighi, dicevo, gli intrecci anche, i personaggi si scontrano, si lasciano, si incontrano anche. La narrazione ha una forza particolare nel cercare di far sempre di più lievitare questa immagine. È come un artista che tenta di disegnare il profilo di Davide e aggiunge lineamenti su lineamenti, rendendolo un viso sempre più bello, anche se umano, anche se con aspetti qualche volta forse già con qualche lieve penombra.
Ma ora noi lasciamo Davide e l'obiettivo viene spostato con pagine che sono veramente tra le più grandi di questa narrazione, narrazione del primo libro di Samuele, ci spostiamo sul grande re. Il grande re, dobbiamo dire, pur nella sua tragedia, Saul. Io ho detto che dobbiamo un po' spogliare questa figura e questa narrazione dell'aspetto eroico, epico soltanto, così come l'ha visto, poniamo, l'Alfieri nella sua tragedia Saul. Però d'altra parte non possiamo ignorare che questa pagina, che queste pagine hanno una fortissima tensione. E in molti punti siamo anche di fronte veramente all'epos. Anche se io non riuscirò adesso a leggere tutto quello che vorrei e magari lasceremo qualcosa all'apertura della prossima nostra lettura, questa volta devo anche un po' lasciare spazio al testo, più che non alle mie parole. È la parabola della caduta di un regno che viene personificata in una persona, incarnata in una persona, e si comincia in una scena misteriosa e oscura, in cui emerge, siamo nel capitolo 28, in cui emerge in maniera netta, nitida, il dramma di Saul. È la disperazione per il silenzio di Dio. Lui ha bisogno, in questo momento di gravissimo pericolo, i filistei crescono sempre di più, spadroneggiano, il suo regno è diviso. Ha una guerra partigiana in corso. Il figlio stesso si trova in una situazione imbarazzata perché deve combattere un suo amico. Il popolo probabilmente è diviso, il sacerdozio abbiamo detto che occhieggia al ribelle. E allora di fronte a questa situazione egli ha bisogno di un appoggio trascendente. Il suo nemico, amico di un tempo ma nemico, Samuele è morto. Non c'è più un profeta. C'è un'unica strada. Egli la percorre anche se sa bene che è proibita dalla legge. Il Deuteronomio capitolo 18 proibirà la consultazione dei negromanti, dei maghi. Samuele invece appare in questa scena. Appare per dire l'ultima parola, l'ultimo oracolo, e sarà un oracolo di morte. Samuele che lo consacrò e pronunziò il primo oracolo favorevole, Samuele che pronunziò la prima condanna contro Saul, uscirà dalla tomba e pronunzierà, nonostante il mezzo usato, che è un mezzo condannato, quello della magia, pronunzierà un definitivo oracolo di condanna vero, nel nome di Dio. La voce del morto diventa la voce del Dio che dà la morte. E la scena, che è ambientata tra l'altro con tutti i contorni caratteristici, in un'oscurità, nella notte. Saul ansioso, cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla. Che si deve camuffare per non farsi riconoscere. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte. Gli disse subito, pratica la divinazione per me con uno spirito, evocami colui che ti dirò. E poi, soprattutto, io direi, l'elemento più suggestivo di questo testo è nella finale, nel capitolo 20, nel versetto 20. Dopo che la parola è risuonata, perché lo spettro di Samuele dice, perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è diventato tuo nemico? Versetto 16 in avanti. Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide. E qui va avanti evocando un po' tutta la storia, la prima condanna. La ricordate? L'abbiamo letto noi in apertura.
poiché non hai ascoltato il comando del Signore, non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. È una specie di grande sudario che si stende sul re e su tutto il suo popolo. E c'è questa finale da brivido. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. E a questo punto c'è quel versetto 20 che ho detto che è veramente frutto di una grande genialità. È solo una pennellata. Ricordate com'era Saul. Saul era enorme, grandioso. E adesso precipita a terra e l'autore quasi con un cenno solo ci ricorda che era enorme, anche cadendo. E questa sottolineatura è proprio la sottolineatura della caduta di un regno, di un impero. All'istante Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. E a questo punto, col sigillo bruciante sulla fronte quasi, dell'oracolo di Dio, attraverso lo spettro di Samuele, egli si avvia verso l'ultima battaglia. Una battaglia folle dal punto di vista anche strategico, una battaglia che è descritta nel capitolo 31 e ci fa capire che ormai i Filistei erano stati capaci di raggiungere niente meno che il nord. Non dimentichiamo che i Filistei come stanziamento erano nella Shefela, che era la pianura meridionale, occidentale, lungo il litorale mediterraneo, del sud. Qui invece ci troviamo nella pianura di Israel, in Galilea, nel nord. Stanno controllando ormai il granaio della Palestina, il granaio della terra di Israele, dove appunto c'era l'economia più evoluta. Essi sono arrivati fin là. E Saul ingaggia quest'ultima battaglia, e quest'ultima battaglia è probabilmente anche una specie di ingresso nella tomba. Egli s'avanza. E la Bibbia qui, ecco, in questo momento la Bibbia ha quasi compassione per questo rifiutato da Dio, per questo ribelle a Dio, che porta in sé la tragedia del potere, ma anche ormai dell'umanità. Perché è un uomo, vedete, descritto anche prima come travagliato, come maledetto da Dio, come abbandonato, è l'uomo veramente solitario, che avanza però con una sua dignità, ma la maledizione gli si accanisce fino alla fine. Noi occidentali non riusciamo a capire qual è la sua maledizione. Tenete ben presente che la Bibbia non spende una parola di condanna per il suo suicidio, non dice nulla. La Bibbia non si interessa di questo fatto, si interessa di un altro fatto, di un altro disperante fatto. È un uomo che non può morire, non riesce a morire. Infatti egli s'avanza e la vergogna sua è quella che non cade in battaglia. C'era una vergogna particolare, certo, un'altra vergogna quando egli vede che ormai tutto è perso. Si potrebbe in quel momento evitare la morte facendosi, quando ormai la sconfitta è certa, facendosi uccidere dal proprio scudiero, per evitare che sia il nemico ormai vincitore a ucciderti. È diverso se tu muori in battaglia, ormai quelli hanno vinto. E allora, per non farsi uccidere dai Filistei, l'umiliazione, egli cerca lo scudiero suo, al suo attendente, che lo elimini. Nell'interno della Bibbia c'era questo: quando ormai c'è una sconfitta, la vergogna è non farsi uccidere soprattutto da Dio, dal nemico, quando sei già sconfitto è un'umiliazione ulteriore, e non farti uccidere da una donna, perché sarebbe un'umiliazione anch'essa, nella stessa maniera. Abimelech, voi sapete Abimelech, la famosa narrazione che si trova nel capitolo 9 del libro dei Giudici, quando quella donna gli scaraventa un masso mentre lui sta assediando la città e gli sfonda il cranio, lui ha ancora la forza di dire a uno vicino: trapassami con la spada, perché non si dica che mi abbia ucciso una donna. E Saul non riesce ad evitare neppure questo, perché il suo scudiero si rifiuta.
Ed allora, ecco, quella morte che è rappresentato, detto dalla Bibbia, con un tratto solo, e la narrazione merita a questo punto di essere letta. Siamo nel capitolo 31, nei versetti 1-6. I monti sono i monti di Gilboa, che si possono ancora adesso vedere, fanno da corona a sud della pianura di Israele, monti di Gelboa. I filistei vennero a battaglia con Israele, ma gli israeliti fuggirono davanti ai filistei e ne caddero trafitti sul monte Gelboa. I filistei si strinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Jonata, Abinadab, Malchishua, figli di Saul. La lotta si aggravò contro Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi prima che vengano quei non circoncisi a trafiggermi e a schernirmi. Ma lo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. E nell'ebraico c'è proprio questa evocazione della persona che si abbandona, vi si abbandona sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada e morì con lui. Così morirono in quel giorno insieme Saul e i suoi tre figli, lo scudiero, e anche tutti i suoi uomini. E si chiude così, scende la tela, il sipario, su questo personaggio strano dai molteplici aspetti. A questo punto io avrei dovuto leggervi, ma ho detto lo lascio per la prossima volta, e vi invito voi a preparare questa lettura, in modo che abbiate ad arrivare qui già ascoltando, già avendo nell'orecchio questo testo. Abbiamo nell'interno della Bibbia, al capitolo secondo, dal versetto 17 in avanti, abbiamo nel capitolo primo del secondo libro di Samuele, abbiamo la più una delle pagine in assoluto tra le più belle della Bibbia dal punto di vista letterario. È un testo sicuramente arcaico, per cui molti ritengono che sia stato conservato, anche perché si cita la fonte. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonata e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. Ecco, si trova scritto nel libro del giusto, si dice in ebraico, Yashar. Nella traduzione greca si suppone che di leggere Shir, nel libro dei canti, Yashar, Shir, forse per assonanza. Non si sa quale sia. Nel libro del giusto c'era anche il famoso canto di Giosuè, fermati o sole. Non si leggeva anche là, in questa antologia dell'antica poesia marziale o dell'antica poesia patriottica nazionale di Israele. È un testo quindi antico per il narratore stesso, che cita la fonte d'archivio da cui l'ha preso. Quindi potremmo dire che risale idealmente a David, David musicista, David poeta. E questo canto è una chinà, come si dice, cioè un'elegia, ritmata su quel ritmo catalettico, come si dice, quel ritmo lacerante, 3+2 accenti, un singhiozzo, non 1-2-3, 1-2-3, ma 1-2-3, 1-2, quasi interrompendo il verso, sospendendolo. Ed è un canto che ha una coralità, una dolcezza, un'intensità, una forza che mostra come Davide profondamente fosse uomo e sentisse che al di là degli odi, l'amore, il legame con una storia passata non si possa in nessuna maniera cancellare. Infatti, nell'interno di questo canto, che la prossima volta commenteremo, sentirete per 4 volte risuonare il termine Saul, per 4 volte il termine Jonata, e l'ultimo nome però a risuonare sarà l'amico, Jonata, l'ultimo nome che risuonerà, l'ultimo nome di persona, e per lui Davide proclamerà che l'amicizia che l'aveva legato era più grande di tutti gli amori che lui aveva mai avuto per le sue donne.